Giornata di mobilità, quella di oggi per la sanità marchigiana. CGIL, CISL e UIL si sono date appuntamento ad Ancona per chiedere alla regione di aprirsi a un confronto su ospedali, distretti e prevenzione. Samuele Sabatini. All'appuntamento voluto dalle tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL si sono presentati in molti provenienti dal nord al sud delle Marche. In una piazza Cavour colorata da bandiere e centinaia di ombrelli si è svolta la manifestazione che punta a sensibilizzare la regione ad aprirsi ad un confronto sullo stato del sistema sanitario marchigiano. Siamo in piazza perché abbiamo necessità di riattivare un confronto serio e leale con la regione in materia sociosanitaria. Il Covid in qualche maniera ha coperto quelle che erano però le criticità anche antecedenti del nostro sistema sanitario, che è un sistema ospedalocentrico, mentre noi abbiamo la necessità di una sanità più vicina ai cittadini. Cosa chiedete alla Regione? Innanzitutto vogliamo capire come pensa di potenziare la rete della medicina territoriale per dare risposte innanzitutto sul territorio, realizzando le 32 case della salute, realizzando i 10 ospedali di comunità previsti dal PNR. Ci sono le risorse, ma noi vogliamo capire quali sono i tempi, le modalità. I temi messi al centro del dibattito da parte dei sindacati sono molteplici, dal rafforzamento della sanità territoriale al ruolo dei distretti sanitari, dai servizi agli organici dei poliambulatori e dei consultori garantendo i servizi di diagnostica e di riabilitazione, senza tralasciare l'efficienza degli ospedali di rete di Senigallia, Fabriano e Iesi. Perché è importante parlare di sistema salute? Il nuovo sviluppo sostenibile che devono prendere in considerazione le Marche ha bisogno di innovazione dei processi produttivi, maggiorare la competitività dei settori, ma anche e soprattutto dare spazio a un lavoro di qualità e al rafforzamento delle reti di welfare. In questo senso la salute è un pilastro su cui bisogna orientare importanti risorse per recuperare i ritardi che abbiamo accumulato sulla medicina del territorio e sui servizi che sono posti a disposizione di tutte le famiglie e di tutti i cittadini, soprattutto quelli rivolti ai non autosufficienti.